Ci si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Così il presidente Napolitano parla durante la cerimonia al Quirinale per la consegna delle decorazioni. La sfida è creare un nuovo ordine mondiale, ne è convinto il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, che parlando al vertice del G7 in corso a Roma ha spiegato. L'assunzione è che in questo contesto, nel tempo presente, nella situazione presente, c'è in giro per il mondo un deficit di fiducia. Tra le cause della crisi c'è anche, forse una delle principali cause della crisi, un deficit di regole. Tremonti ha quindi sottolineato la necessità di nuove regole globali basate sulla struttura del capitalismo e del mercato e ha sottolineato come il protezionismo sia un pericolo oggettivo in tempo di crisi. A margine dei lavori è intervenuto anche il presidente della Banca d'Italia, Mario Draghi, concentrando l'attenzione sulle banche e invitando gli istituti di credito alla trasparenza, ovvero, ha detto, significa che le banche devono tirare fuori tutti i titoli tossici dai loro bilanci. Of its founders. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. This is Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. Well, Senator Obama's tackled America's place in the world at several points in his speech, acknowledging recent splits between the U.S. and the rest of the international community. In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way
the one way to protect our common security and advance our common humanity.